pace 1-1 tra Siena e Ternana, con la Ternana che passa in vantaggio grazie al gol, il quarto in campionato di Antenucci al 41esimo del primo tempo. Il pareggio nel secondo tempo, azione dalla destra, il cross al centro, il colpo di testa di Giannetti, terzo gol in campionato di 1-1. Vince bene il Modena 3-1 contro il Trapani, fa tutto Babacar nel primo tempo, splendido il gol, continua a rientrare nel primo tempo al 31esimo, 10 minuti più tardi ancora Babacar si infila nella difesa del Trapani e segna il gol del 2-0, doppietta e terzo gol in campionato per Babacar nel secondo tempo. All'11esimo il Trapani prova a riaprire il match con la bomba di Djuric, pallone che colpisce la traversa e si infila in rete, il gol dell'1-2, ma poi chiude definitivamente la partita al 90esimo Mazzarani con un colpo da calcio a 5, 3-1 per il Modena. Finisce 1-1 tra Avellino e Varese nel primo tempo, Varese avanti 1-0 con il gol di Rea di testa a 6 minuti dalla fine del primo tempo, 1-0 nella ripresa, poi Zappa Costa mette dentro la sponda di Castaldo, il colpo di testa di Arini, primo gol in campionato per Arini ed 1-1. Vittoria a sorpresa del Crotone 2-1 sul campo del Brescia al 38esimo, il gol di Bernardeschi su papera collettiva della difesa del Brescia, facile facile il gol dell'ex giocatore della Fiorentina. 2 minuti più tardi Bernardeschi innesca Pettinari, incrocia con il destro l'ex giocatore della Roma, gol del 2-0. Nel secondo tempo in apertura Gomis non benissimo, arriva Di Cesare di testa per il gol dell'1-2, ma vince il Crotone. Regina e Novara chiudono il match sull'1-1, parte forte il Novara che grazie a questa sfortunata deviazione di Colucci passa in vantaggio al 27esimo del primo tempo. Nella ripresa poi arriva anche il pareggio, il cross dalla sinistra, male qui il portiere del Novara, il Fischnaller realizza il suo primo gol in campionato, finisce 1-1. Super Cesena nella partita contro il Carpi, un altro autogol aiuta il Cesena, autogol di Liviero nel tentativo di anticipare Nadarevic, porta avanti la squadra di Bisoli, poi nel secondo tempo guardate cosa si inventa D'Alessandro, splendido con il destro a girare, il gol del 2-0 per il Cesena, Marco D'Alessandro, primo gol in campionato, e poi non poteva non esserci la firma di Bomber Succi che al 37esimo realizza il gol del 3-0 rischiando anche qualche dente, primo gol in campionato per Succi, che poi il Carpi poi accorcia le distanze con Ciani approfittando di un flipper nella difesa del Cesena, gol dell'1-3 a 4 minuti dalla fine e poi come vi dicevo in pieno recupero il gol del 4-1 del Cesena e sempre di Succi, doppietta personale per il capitano del Cesena. Chiudiamo con la vittoria della Juve Stabia sul campo del Cittadella, vitale di testa, il colpo di testa però vincente, quello di Lanzaro al primo gol in campionato, arrivato proprio agli ultimi giorni di mercato, poi chiude il match all'11esimo della ripresa, Alisoue, facile facile, con l'aiuto di Gennaro vince la Juve Stabia 2-0. Ripiloghiamo allora la situazione con la classifica, tra due giorni si torna in campo, come ricordava Daniele, martedì ci sarà il turno infrasettimanale, sale a 13 l'Empoli, va a 13, sale il Cesena a 9 con il Lanciano, Trapani si ferma a 8, ne hanno 8 anche Varese, Novara, Avellino, a 8 arriva anche il Modena, 7 Palermo, Spezia, sale a 7 anche il Crotone, 6 per il Brescia, la Regina, 5 Pescara, Siena, Ternana e Bari, 4 la Juve Stabia, la sua prima vittoria, come ricordavi tu Daniele, Carpi e Cittadella restano a 3 con il Latina, 3 per il Padova, questa è stata 0 punti per il Padova resta 0, questa è la classifica. Allora tra poco pronti a sentire tutti gli allenatori e di Galano dicevamo, secondo me il gol più bello della giornata, solo credo super gol di chi è di Galano, di Galano, poi sul podio metterei Stefano, Babacar ed Alessandro, l'avevi già detto nel primo tempo, dopo il primo tempo, che quello di Galano era il gol più bello. Fa 100 invece Sarri, nel senso di 100 vittorie personali, e non sono poche, ma credo la soddisfazione arrivi, e lo diciamo tutte le settimane, ben per lui da quando è iniziato anche questo campionato, dal fatto di essere ancora lì in classifica davanti a tutti. Antonio non c'era.
Sì, eccoci, eccoci qua Roberto. Allora, è la prima fuga della stagione, l'Empoli si stacca, va a 13, le altre si fermano, risultati favorevoli, Maurizio è presto per guardare la classifica, ma insomma intanto la prima fuga è vostra, in un pomeriggio nel quale avete sofferto molto, specie nel primo tempo, poi è venuta fuori anche la qualità. Sì, penso sia assolutamente inutile guardare la classifica in questo momento, noi in questo momento siamo concentrati su quello che ci ha detto il Presidente. E quindi noi accumuliamo punti, vogliamo la salvezza, vogliamo lanciare dei giovani, tutto il resto dei discorsi sono prematuri e oggi abbiamo fatto fatica perché nel momento di studio ancora della partita ci siamo trovati sotto in un momento in cui ancora la partita non si era accesa, non si era praticamente iniziata. E una giornata calda, abbiamo fatto tanta fatica fino a che loro non sono un attimino calati perché hanno fatto un primo tempo in cui si chiudevano benissimo e ci ripartivano continuamente e poi nel finale mi sembra che siamo andati a legittimare il risultato. Roberta, mi sente, Sabri? Suo, vogliamo la salvezza, ha fatto sorridere Daniele Barone. Sì, Sabri, buttiamo la maschera. Questo suo Empoli credo che sia da promozione, avete riallacciato il discorso con la finale playoff persa l'anno scorso con Tavano, Maccarone, con i gol di Tonelli. Io credo che Sarri abbia una grande squadra e abbia il diritto, dal mio punto di vista, di puntare alla promozione. Faccia gli scongiuri, Sarri, li facci. No, li faccio continuamente perché la Serie B è un campionato difficilissimo e sappiamo che in questo momento la classifica non conta niente e poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono gli obiettivi della società e la società, per questa società la Serie B è un patrimonio da salvaguardare così come il lancio in tutte le stagioni di 2-3 giovanissimi per noi, per il nostro futuro è fondamentale, quindi questo ci serve per salvaguardare il futuro della società, tutto il resto lo vedremo a campionato in corso, tanto è inutile fare discorsi prematuri, per fare più di 50 punti bisogna passare da 50, quindi per il momento concentriamoci su quello. Sarebbe troppo presto. Fastidioso mister il sistema di gioco 3-5-2, la prima volta che lo incontravate, oggi forse anche per quello avete faticato, con la disposizione degli avversari, non solo per il caldo, gran caldo a Empoli. Ma abbiamo faticato perché ci siamo trovati sotto in un momento di studio della partita e poi era difficile entrare nelle maglie difensive loro. Più che il modulo penso che sia un determinante il fatto che il Padova ha fatto un brutto inizio di stagione, ma io invece penso che fondamentalmente sia una buona squadra, quindi può meravigliare la fatica fatta, se guardiamo la classifica non meraviglia assolutamente la fatica fatta se leggiamo la formazione del Padova. Grazie Sarri, grazie e complimenti. A martedì, grazie a Sarri. E butti la maschera.